Una speranza contro il temibile batterio New Delhi, che ha provocato ad oggi in Toscana 90 casi e 36 morti sospette, potrebbe arrivare da Siena. Il gruppo di ricerca dell'università, coordinato da Alessandro Pini, lavora da anni su una molecola antimicrobica che recentemente si è rivelata efficace proprio contro il superbatterio. La molecola è un nuovo antibiotico della classe molecolare dei peptidi antimicrobici, che in realtà non è ancora un farmaco, quindi vorrei chiarire subito questo aspetto. È una molecola che è in sperimentazione nel nostro laboratorio all'Università di Siena e presso un'azienda di cui io sono cofondatore, che si chiama Settlans, da molti anni. Questa molecola, che ha una buona efficacia contro moltissimi batteri gram negativi, patogeni importanti per le infezioni nell'uomo, recentemente è stata provata anche contro alcuni ceppi del batterio New Delhi e ha funzionato discretamente. La fase di sviluppo di un farmaco è un processo molto lungo, quindi non possiamo dire che nel giro di pochi mesi potremo avere un nuovo farmaco contro questo batterio. Come agisce nella sua lotta sui batteri? Queste molecole si attaccano sulla membrana dei batteri, quindi sulla parte esterna dei batteri, e la disgregano, quindi praticamente il batterio scoppia. Quindi noi l'abbiamo anche visto col microscopio elettronico, si vede proprio che il batterio si spacca quando ci si legano queste molecole. In collaborazione con il gruppo del professor Rosolini all'Università di Firenze, sono in programma prove di efficacia della molecola in licenza all'azienda Settlans su ceppi di New Delhi isolati in Toscana. Avete avuto contatti con la regione? Allora, contatti diretti con la regione negli ultimi tempi no. La regione conosce la nostra molecola perché la regione è stata anche uno dei finanziatori dello sviluppo di questa molecola in tempi passati, quindi è a conoscenza dell'esistenza di questa molecola.